di leggervi delle richieste. Innanzitutto ringrazio, perché non si è mai visto una situazione di questo genere, quindi questa è già una cosa molto positiva per la nostra città. Quindi delle richieste ulteriori, a parte tutto quello che avete già sentito, io faccio parte di un movimento civico locale e quindi a nome di questo movimento che Taranto Respira ve lo chiediamo, ai nostri parlamentari cittadini, dei punti. I punti sono sostenere l'istituzione di una super procura nazionale per i reati ambientali come da proposta di Guariniello, la presenza di rappresentanti dell'ARPA Puglia al tavolo dell'emergenza Taranto, la chiusura immediata chiaramente dei siti più inquinanti del siderurgico, reperimento poi dei fondi già stanziati e vincolati nella cassa depositi e prestiti della Fintecna, ovvero sia quando l'Ilva è stata comprata, è stata venduta all'Italsider, fu stanziata una somma vincolata nella cassa depositi e prestiti da parte della Fintecna ed erano destinati ad opere di risanamento e di bonifica. Non sappiamo più nulla, che fine abbiano fatto questi fondi, vorremmo saperlo e eventualmente se ci sono utilizzarli allo scopo per i quali furono stanziati. E l'ultimo punto, la programmazione quindi di una riconversione economica della città di Taranto, che preveda fra i suoi punti principali le opere di bonifica, sviluppo del porto e retroportualità, il Distripark che è stato così bistrattato, liberalizzazioni aree demaniali e promozione di attività turistiche e culturali, potenziamento dei collegamenti ferroviari, autostradali e aeroportuali. Questi sono dei punti che noi abbiamo voluto sottolineare e quindi chiediamo ai nostri parlamentari un occhio di riguardo. Grazie mille.